Sono 50 anni esatti da quando il noto comico statunitense Jerry Lewis lanciò negli Stati Uniti l'idea di una maratona per raccogliere fondi a sostegno della ricerca sulle malattie rare. Nacque così Telethon, che ancora oggi in molti paesi, tra questi l'Italia, è uno strumento indispensabile per assicurare fondi a chi combatte le malattie rare. Un fronte che ha molti alleati in questa guerra difficile, e fra questi anche l'Unione Italiana Lotta alle Distrofie Muscolari, in prima linea sia nella raccolta dei fondi sia nell'aiuto ai pazienti, senza dimenticare un'importante opera di sensibilizzazione rivolta alla collettività. In questi 26 anni i fondi Telethon hanno finanziato tantissimi progetti di ricerca. E diciamo che in Italia è fondamentale la raccolta Telethon per la ricerca scientifica. Lo Stato finanzia in modo molto molto marginale e relativo alla ricerca scientifica, e grazie alla raccolta fondi molti ricercatori italiani sono ritornati alla base. Uno tra tanti, per esempio, il direttore del TIGEM a Pozzuoli. Noi abbiamo il TIGEM, che è uno dei luoghi dove si fa ricerca scientifica più importanti al mondo, a Pozzuoli. Magari molti cittadini campani non lo sanno neanche. Quindi la raccolta deve essere fatta, dobbiamo raddoppiare e triplicare gli sforzi, perché finanziare la ricerca scientifica significa dare futuro a tutti questi bambini malati. E le malattie genetiche sono malattie molto dure, non solo per chi è colpito dalla malattia, ma anche per i genitori, per i familiari, che devono affrontare delle difficoltà nella vita notevolissime. Noi abbiamo accompagnato tantissimi bambini, purtroppo alla fine del loro percorso di vita, ed è stata molto dura per noi, per i loro familiari, ma per i ragazzi stessi. E tutti i ragazzi che non ci sono più hanno sempre creduto nella ricerca, e quindi hanno invitato tutti gli amici, noi insomma, a sostenerla. Credo che anche in memoria di queste persone noi dobbiamo mettercela tutta. Migliaia di volontari sono presenti in questi giorni in tutte le piazze italiane. Il coordinamento provinciale della Fondazione Telethon e la sezione provinciale dell'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, UILDM, hanno attivato anche la raccolta a Salerno insieme a tanti volontari e soci. Noi stiamo facendo già la raccolta dall'inizio della settimana, per la verità, negli uffici, presso le nostre sedi, tra gli amici, i parenti. Abbiamo organizzato anche delle cene a tema per vendere il cuore di cioccolata, la tazzina e la candela profumata, e con un importo minimo di 5 euro e massimo di 10 euro si può contribuire alla ricerca, portando a casa anche un piccolo gadget. Quindi credo che tutti lo possiamo fare. Siamo presenti appunto nell'ospedale San Giovanni di Dierugi d'Aragona, perché è un luogo della sofferenza, è un luogo della cura degli ammalati, e quindi credo che le persone che passano per andare a trovare, a visitare gli ammalati, hanno una maggiore sensibilità e quindi possono acquistare il gadget del Telethon.